I sindaci della Val di Nevole dicono no alla guerra e lo fanno riunendosi davanti al comune di Montecatini per dare il loro contributo simbolico con la speranza che, unita alle migliaia di manifestazioni in tutto il mondo, possa scuotere la coscienza di chi ha il potere di far cessare questa atrocità che è la guerra. Sì, anche noi vogliamo portare la nostra testimonianza, provare a sensibilizzare chi in questo momento ha in mano le sorti di questo conflitto, di questa situazione. Sappiamo che non sarà sicuramente il nostro intervento, questa manifestazione, a cambiare le sorti della situazione, ma confidiamo che la nostra, più tutte le altre che si stanno svolgendo in questi giorni praticamente in tutto il mondo, facciano comprendere a chi in questo momento deve decidere e può decidere di interrompere questo conflitto, che insomma lo faccia, gli arrivi il messaggio forte e chiaro. Vivo per far guerra, quindi questo insomma dimostra che la storia ha insegnato poco, quindi tutti uniti contro questa follia che ovviamente non giova a nessuno. Far sentire la vicinanza delle istituzioni, diciamo, al popolo ucraino, anche per sensibilizzare, diciamo così, l'Occidente, su cercare di fare quanto più è possibile per fermare questo abominio che è la guerra. Un gesto doveroso, perché ci sono cose che si fanno e cose che non si fanno. La guerra non si fa. È banale come riflessione, però è quella più autentica in questi casi. Sono alcune azioni che non possono essere mai giustificate, mai messe in pratica, e la guerra è sicuramente una di queste. La guerra non può mai essere la soluzione, e questa manifestazione senza simboli di partito e con tutti i sindaci della Val di Nevole, istituzionale e diciamo senza slogan, ma semplicemente per dire stop alla guerra e di riproseguire con la via diplomatica per la pace. Non possiamo vedere certe immagini. La guerra è una sconfitta per l'intera umanità, è una sconfitta della politica, una sconfitta della diplomazia, del confronto, della discussione. È molto importante questo momento di raccoglimento di tutti noi sindaci della Val di Nevole, e devo dire che sono anche felice di vedere una foltissima rappresentanza di tutto il nostro territorio. Viva la pace!